I portici a Bologna sono uno spazio urbano apprezzatissimo e anche un simbolo oramai di questa città, ma li vediamo da un punto di vista costruttivo. Di che cosa si tratta? Si tratta di strutture o di parti degli edifici che sono state realizzate inizialmente nel tardo medioevo, quando a Bologna si cominciò a costruire quindi dei portici, con un sistema semplicissimo, un sistema costruttivo chiamato il trilittico, cioè il più antico che gli uomini conoscono, due sostegni verticali e una trave orizzontale. Con l'introduzione però dell'arco e anche l'utilizzo appunto massiccio dell'arco come struttura portante, si è visto una trasformazione anche delle forme, specialmente da parte interiore del portico, quindi del soffitto, diciamo, dei portici, che pian piano sono diventati appunto degli archi, quindi delle volte a botte e poi pian piano delle volte a crociera, che sono anche il modo migliore e più intelligente appunto di scaricare un peso che è enorme, perché si tratta spesso di molti piani superiori che gravano e quindi scaricano il peso su questi pilastri, e attraverso la struttura appunto di una volta a crociera questo diventa facile ed è il modo migliore per scaricare queste spinte senza creare appunto spinte laterali che creano disequilibrio in una struttura.